Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo video. Questo video in particolare di oggi è dedicato agli studenti delle scuole, ma soprattutto dell'università. Come al solito siamo qui con l'avvocato Fosillo dell'Associazione Movimento Libertario. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Una puntualizzazione, in tanti ci state facendo domande, richieste su quali sono le differenze, cosa succederà con l'approvazione con la trasformazione del decreto legge 105 in legge, però sono tutte bozze, ne stanno ancora parlando e quindi noi abbiamo scelto di non discuterne finché la legge non verrà approvata, anche perché questo può essere controproducente, giusto avvocato? Sì, non commentiamo i provvedimenti prima che siano stati effettivamente pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le notizie che circolano riguardano la conversione in legge del decreto 105 da parte della sola Camera dei Deputati. Per essere effettivamente convertito in legge deve essere votato anche dal Senato, quindi dobbiamo aspettare il testo definitivo che uscirà dall'Aula del Senato. Sappiamo poi che se fosse diverso dovrebbe tornare alla Camera, quindi quando sta in Gazzetta Ufficiale la legge la commentiamo. E adesso passiamo agli studenti. Come prima cosa, l'abbiamo detto mille e mille volte, ma lo vogliamo sempre ribadire, il Green Pass non riguarda gli studenti delle scuole. Che cosa bisogna fare se uno ha uno studente, per esempio, del liceo, il figlio, e subisce pressioni sulla vaccinazione o sull'avere il Green Pass? Bisogna opporsi a questo tipo di pressioni che sono, tra le altre cose, illecite anche penalmente, cioè i dirigenti scolastici o i professori prima non possono nemmeno chiedere se gli studenti sono vaccinati oppure no. Sappiamo che ci sono varie scuole che stanno mandando in giro formulari, richieste di informazione sui vaccini e così via. Non bisogna rispondere a questo tipo di lettere. Se ci dovessero chiedere qualcosa in presenza si dirà: ma questi sono dati sanitari, lei non me li può nemmeno chiedere, anzi, se continuate su questa strada sarò costretto a fare una segnalazione al garante. Ripetiamo, gli studenti delle scuole non si devono vaccinare, non devono avere il Green Pass, entrano tranquillamente a scuola e soprattutto non devono dare nessun tipo di informazioni alle scuole. Ora, avvocato, lei suggerisce anche di non firmare il patto di corresponsabilità, giusto? Sì, il patto di corresponsabilità è un documento assurdo, non li conosco tutti, però insomma ne ho visti parecchi e sono uno più folle dell'altro, anche perché spesso impegnano i genitori a tenersi alle regole di emergenza contro il Covid, addirittura fuori dalla scuola. Ho un caso di una famiglia i cui figli sono stati buttati fuori da un asilo nido perché i genitori, in occasione di qualche manifestazione di quelle che sono state fatte, stavano senza mascherina o comunque avevano manifestato la loro contrarietà alla normativa di emergenza e li hanno buttati fuori dalla scuola perché avevano firmato il patto di corresponsabilità e quindi l'avevano in qualche modo violato. Il patto di corresponsabilità non è obbligatorio, non è previsto da nessuna norma, è una richiesta assurda da parte di qualsiasi istituzione scolastica, anche perché il fatto che i genitori siano o meno d'accordo con le politiche in materia di prevenzione del virus non c'entra nulla con il diritto dei figli di essere educati nelle scuole. Ricordiamoci anche qui c'è una convenzione internazionale che è la Convenzione ONU sulla protezione dei diritti del fanciullo, che prevede il diritto dei minori di ricevere educazione indipendentemente da quello che fa o che pensa la famiglia. Quindi, in prima battuta, io mi rifiuterei di firmare il patto di corresponsabilità. E in caso succede per degli asili che spesso non sono, essendo scuola dell'obbligo, pongono proprio il ricatto o lo firmi o non ti puoi scrivere, possiamo consigliare di applicare il cosiddetto metodo Ballanzoni, quello della firma, che si firma di essere ricattati? Sì, sicuramente. Il messaggio o firmi il patto di corresponsabilità oppure non prendiamo tuo figlio a scuola, naturalmente è il reato di estorsione. E quindi sì, diciamo, uno può dire benissimo, allora io
me ne vado da un'altra parte, chi può, e vi denuncio per estorsione. Ricordiamoci sempre, questi colloqui vanno registrati anche con un telefonino nascosto, tenuto in una tasca, perché difficilmente queste persone accetteranno di essere registrate se glielo diciamo direttamente. Quindi una prima soluzione potrebbe essere quella di dire: perfetto, allora mi organizzo diversamente e ti denuncio per estorsione. Ci sono molti genitori che ovviamente non se lo possono permettere per mille ragioni, perché hanno il lavoro, perché non hanno magari nonni che li possono aiutare o altre soluzioni da attuare. In quel caso può essere una buona idea adottare, ecco, il metodo Balanzoni, cioè prendere il patto di corresponsabilità e sottoscriverci: sottoscrivo questo documento perché ricattato e perché mi hanno detto che in mancanza di sottoscrizione mio figlio non sarebbe stato accettato all'asilo, e firmate. Se si lamentano, gli si dice: ma scusi, me l'ha detto appena lei che se io non firmo mio figlio non può andare all'asilo nido, non può andare a scuola, quindi io non faccio altro che scrivere quello che lei mi ha detto, quindi è perfettamente vero. Oppure, altrimenti, se lei ci vuole ripensare e ritiene di non ricattarmi, non lo firmo, lei prende mio figlio a scuola e siamo tutti più contenti. Vediamo che cosa succede. Ovviamente vi ricordo sempre che noi vi consigliamo di registrare, perché è importantissimo, ma questa registrazione è privata, è solo per voi e il vostro avvocato. Se la date al nonno, al parente, allo zio, agli amici, siete voi che commettete un reato e passate dalla parte del torto. Questo è, ricordatevelo sempre, registrare tutto, non dare la registrazione a nessuno, e questo vale un po' per tutte le cose di cui parliamo sempre. Chiudiamo la parte dedicata alle scuole e passiamo agli studenti universitari. Ora, il decreto prevede che invece qui si usi il Green Pass per entrare. Quindi facciamo proprio la situazione reale. Io, studente, purtroppo con i capelli bianchi, ma diciamo fuori corso, mi presento all'università e voglio entrare, e c'è un collaborazionista lì fuori che mi dice: mi presenti il suo Green Pass. Lui non mi può toccare o impedire di entrare. No, in realtà anche l'istituzione di questi posti di blocco, chiamiamoli così, all'ingresso delle università è illegale anche quella, perché la normativa prevede solo controlli a campione. Tant'è che ci sono molti decreti rettorali che non hanno previsto questo tipo di iniziative, cioè ci sono fortunatamente alcune persone che almeno si attengono a quello che dice la legge, e quindi molti rettori hanno detto: sugli studenti saranno effettuati dei controlli a campione, perché questo è quello che prevede la legge, cioè entrano tutti e poi alcuni capati dal mazzo, come si dice a Roma, saranno controllati, e quindi se trovati senza Green Pass multati, perché questo è quello che prevede la legge. Cioè, in teoria, l'incaricato dell'università trova lo studente X senza Green Pass, dovrebbe chiamare la polizia e farlo multare, con tutte le difficoltà concrete che noi lo possa arrestare. Quindi lo studente farà bene a dire: vabbè, io non ho il Green Pass, arrivederci, ho finito di fare quello che devo fare all'università, me ne vado, veda lei con la polizia che cosa vuole fare e cosa non vuole fare. Però i posti di blocco all'ingresso non si possono fare, quindi c'è già una prima illegittimità da parte dell'università. Quindi, tornando al caso pratico, io lo trovo lì, lui mi dice: fa vedere il Green Pass, io dico buongiorno ed entro, ok? Se questa persona si mettesse così proprio a ostacolarmi con il suo di corpo, per dire no, ecco, cosa dovrei fare? Gli va detto, senza toccarlo ovviamente, senza passare dalla parte del torto, quindi usando noi violenza, gli va detto: guardi, caro signore, lei non mi può impedire l'accesso perché non è previsto dalla legge, e lei non può nemmeno controllare il Green Pass a tutti, perché il controllo è previsto a campione all'interno delle università. Quindi mi faccia passare, altrimenti stia attento, perché impedirmi di esercitare un mio diritto è reato di violenza privata, e quindi io sarei costretto a denunciarla. Ovviamente in questo caso siamo in un luogo pubblico, perché si tratta dell'accesso all'università, o comunque anche l'università è un luogo pubblico, quindi in quel caso tiriamo fuori il telefonino, come abbiamo sempre detto, e registriamo. Tra le altre cose, chiederemo nel colloquio, e avremo cura che sia registrato a video, a questo signore: mi dica il suo nome perché io la devo denunciare.
Probabilmente si rifiuterà di dirci il suo nome. A quel punto, se insiste in questo atteggiamento violento, nel senso di non far entrare lo studente, la cosa migliore da fare è chiamare la polizia o i carabinieri. A proposito del nome, il garante della privacy pare che abbia dichiarato che chi controlla il Green Pass può chiedere i documenti, l'identità della persona che sta venendo controllata, quindi anche in questo caso quello studente. Lui può chiederlo, ma noi abbiamo il dovere di mostrarglielo questo documento? In realtà no, perché non è un pubblico ufficiale e non si applica a questo controllore universitario l'articolo 651 del codice penale, che punisce invece chi non si identifica alle forze dell'ordine. Tra l'altro, quello che è stato detto in varie circolari, interpretazioni della norma, è che la richiesta del documento dovrebbe essere limitata al caso in cui ci siano dei sospetti sul portatore, diciamo così, del Green Pass. Quindi arriva un giovanotto con una folta barba e compare un nome da donna. Potrebbe essere, perché ormai insomma ci sono anche possibilità di cambiare sesso, ovviamente, però in quel caso magari il controllore sarebbe giustificato nel dire: beh, mi faccio vedere un documento per verificare che effettivamente è lei. Negli altri casi, in realtà, la richiesta del documento potrebbe essere anche abusiva, però siamo in una zona molto grigia di tutta questa applicazione, per cui non farei dell'esibizione del documento il tema fondamentale. Il tema fondamentale è che per accedere all'università non c'è bisogno di esibire il Green Pass e quindi nemmeno il documento. Benissimo, riassumiamo, lui non può toccarmi, non può fermarmi, non può impedirmi di entrare, non può, cioè posso rifiutarmi di fornirgli la mia identità, quindi quello che può fare in realtà è molto poco, a meno che non abbia la polizia lì pronta a multarmi, la quale poi mi multa e sappiamo, io ricorrerò contro le multe, chi ha seguito i nostri consigli non ha mai dovuto pagare una multa, quindi quello lì non sarà il problema, ma comunque la polizia non mi può dire vada via, esca dall'università, non può seguire questa lezione, può solo multarmi, poi io continuo a entrare, vado e. Ma senz'altro, infatti, volendo fare un paragone un po' irriverente, pensiamo al divieto di sosta. Ci sono delle zone dove il divieto di sosta è sanzionato, oltre che con la multa, anche con la rimozione del veicolo, ma deve essere previsto. Invece, in altri casi, io parcheggio in divieto di sosta e mi fanno semplicemente la multa. Ecco, diciamo che lo studente è in divieto di sosta all'università, quindi l'unica cosa che possono fargli è la multa, non lo possono rimuovere fisicamente dall'università, perché sarebbe ancora una volta reato e perché non c'è possibilità di usare violenza per attuare questa normativa sul Green Pass. Oh, io arrivo all'università, c'è questo tizio che controlla, c'è la polizia, io posso provare a entrare, ok? E provare a dire buongiorno e andare dentro e chi si è visto si è visto. Se lui mi ferma, mi chiede il Green Pass, io non glielo do, la polizia finché non sono dentro non mi può multare, quindi finché io discuto non mi può multare. Certamente, tant'è che il tentativo non è punito nelle sanzioni amministrative, quindi la polizia non può fare nulla, al massimo potrà dare ragione all'energumeno che sta cercando di non farmi entrare. Passiamo sempre caso pratico invece al controllo a campione all'interno dell'università. Quindi io sono entrato nei cancelli, nessuno mi ha detto niente, sono entrato nella mia facoltà, mi sto spostando da una lezione all'altra e arriva il solito collaborazionista che mi dice Alt, marchio verde. A questo punto che cosa faccio? Buongiorno e procedo per la mia strada, cioè lo ignoro, può essere una Può strategia? essere sicuramente una strategia, quindi semplicemente ignorarlo e andarsene. Se dovesse farsi particolarmente insistente e fastidioso, quindi mi segue fin dentro la lezione, mi chiede il Green Pass, gli dirò: guarda, io non ce l'ho il Green Pass perché applico le norme europee che prevede che questo documento serva soltanto per lo spostamento tra uno Stato e l'altro dell'Unione Europea, per il resto è facoltativo, quindi essendo facoltativo ritengo di non dovermene munire.
Se il funzionario dell'università a questo punto dirà: ah, ma lei sta violando la normativa, eccetera, eccetera, perfetto, chiami la polizia e mi sanzioneranno. La multa è la solita multa dei 400 euro che conosciamo bene, quindi il consiglio è non pagarla anzitutto. Chi vuole potrà fare delle osservazioni al prefetto, che pubblichiamo insieme a questo video. Attenzione, potrebbe essere che l'autorità a cui mandare le osservazioni possa essere diversa dal prefetto, quindi guardate cosa c'è scritto nella multa, nel qual caso basterà intestare le osservazioni invece che al prefetto a chi ci sarà scritto nella multa. Se e quando dovesse arrivare una multa definitiva potremo andare al giudice di pace. È importante dire che la violazione, diciamo così, dell'obbligo di munirsi del marchio verde non comporta altro che la multa, cioè i poliziotti che verranno chiamati dal solerte collaborazionista potranno farci il verbale e lì finisce, se ne vanno, ci consegnano il verbale, uno lo prende in consegna, ma resta dentro l'università perché non c'è modo e non è previsto dalla legge di rimuovere fisicamente gli studenti dall'università. Quindi, facendola molto semplice e molto pratica, io sono andato lì per una lezione non fondamentale. Arriva il signore che mi vuole controllare il Green Pass. Io dico: io non lo porto perché questa cosa sono contrario. Allora lui mi chiama la polizia. Io semplicemente giro i tacchi, me ne vado e ho risolto lì il problema. Non c'ho neanche a dover a che fare con la multa. Sono lì invece una giornata più importante perché ho una revisione, ho un esame, ho qualcosa di importante. E vabbè, mi metteranno sta multa. Tutto qui. Però in questo periodo siamo anche abituati a una follia collettiva. Quindi, parlando di follia collettiva, se il professore che mi deve fare l'esame si erge a giudice del marchio verde e dice che solo chi ce l'ha può fare l'esame con lui. Questo sarebbe da parte del professore un comportamento estremamente grave, anzitutto perché normalmente i decreti rettorali delegano il controllo del Green Pass al personale amministrativo, magari a quelli che si occupano della sicurezza, ma non certo ai professori che fanno gli esami, quindi non ha competenza per fare questo controllo. In secondo luogo, perché il professore è lì per svolgere la sua attività di insegnamento, se mi impedisce di fare l'esame perché non ho il marchio verde, sta commettendo un reato anche grave che è quello di interruzione di pubblico servizio. Qui purtroppo, mi rivolgo proprio agli studenti, bisogna avere il coraggio di opporsi. Questa è una dittatura, lo sappiamo tutti, e ricordo l'esempio dei fratelli Scholl, che sacrificarono la vita per opporsi alla dittatura nazista. Per fortuna non siamo a questo punto, però il coraggio di dire a un professore: guardi, lei non mi può chiedere il Green Pass, e sappia che se lo fa, se mi impedisce di fare l'esame per il motivo del Green Pass, io la dovrò denunciare per interruzione di pubblico servizio. È il professore, sappiamo tutto quanto, però alzarsi in piedi e affermare i propri diritti è importante. Ricordiamoci un altro esempio, quello di Rosa Parks, che fu la signora di colore che si sedette nella zona dell'autobus riservata ai bianchi e diede luogo a tutte le battaglie degli Stati Uniti contro la segregazione razziale. A volte serve qualcuno che abbia il coraggio di prendere in mano la situazione e affermare i suoi diritti. Io spero che grazie a questo video siamo riusciti a darvi dei buoni strumenti per combattere e per fare la lotta al meglio. Ho un'ultima domanda che riguarda la polizia, cioè i casi in cui io devo chiamare la polizia perché c'è il guardiano di Green Pass che non mi fa entrare o in questo caso qui. La polizia ci dicono che cerca di non venire a volte e altre volte cerca di non redigere il verbale, cioè di non fare il suo lavoro e dire: no, vabbè, però in fondo c'ha ragione lui, dai, ecco. Come comportarsi in questi due casi? anche in questi casi bisogna essere estremamente duri anche con la polizia. La polizia deve intervenire se chiamata da un cittadino. Attenzione, la telefonata va fatta dicendo: mi trovo all'università tal dei tali, non mi stanno facendo entrare e chiedo un vostro intervento perché c'è la commissione di un reato in flagranza, cioè stanno commettendo in mio danno il reato di violenza privata, che non solo intendo
denunciare, ma richiedo un vostro intervento immediato perché siamo in una situazione di flagranza di reato. Se la polizia ci dice no, ma non possiamo venire, eccetera, eccetera, gli si dice perfetto, allora cortesemente mi dica il suo nome perché devo purtroppo denunciare anche lei per omissione di atti d'ufficio. Spesso funziona, non sempre, però spesso funziona. Stesso discorso se effettivamente arrivano e dicono che non vogliono fare il verbale, gli va detto non potete non fare il verbale perché io sto denunciando la commissione di un reato che è quello di violenza privata, voi dovete fare il verbale, poi se c'è il reato o non c'è il reato non lo decidete senz'altro né voi né io, lo decide il pubblico ministero, ma voi il verbale lo dovete fare e lo dovete trasmettere alla Procura della Repubblica, poi dopo il processo seguirà il suo corso, ma la polizia non si può rifiutare di fare il suo lavoro. Benissimo, spero che questo video possa esservi utile, come ho già detto, e vi consiglio a tutti gli studenti che hanno intenzione di opporsi di guardare i primissimi video che facemmo insieme all'avvocato Fusillo, cioè quelli riguardanti il dialogo con la polizia, il verbale e tutto quello che c'è da sapere sulle multe, in modo da essere pronti e preparati nel caso dobbiate combattere contro una multa, utilizzando poi le osservazioni al prefetto che vi mettiamo a disposizione. Dove trovate questi video? Andate sul sito www.difendersiora.it, le basi da sapere, argomento, le basi da sapere, e lì trovate i primissimi video dove proprio vi spiega tutto quello che c'è da sapere. E queste sono veramente, le abbiamo chiamate le basi perché è una cosa che tutti coloro che si vogliono opporre a questa dittatura devono sapere. Oltre a questo, vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram, che è dove rimaniamo in contatto, dove affrontiamo i vari argomenti, dove sentiamo noi stessi un po' il polso per capire quali sono le cose più importanti di cui parlare. Avvocato, io la saluto, arrivederci. Arrivederci. E ci vediamo al prossimo video.